state muovendoci! Ehi, ma ce la vanno pesante! Un momento, ma che è quello? Ah, mi è venuta un'idea! Opla! Ci si vede, schiappa! sono salvo! Aiuto! Non ci canterei! Questa è la tua fine! Mi sento così debole! Cos'è successo? Oh no! Sta tornando! Devo nascondermi! Ah, di là! Spero proprio che non mi trovi! Non voglio morire! Chi c'è qui? E là, ciao! Oh, non farmi del male! Zitta, sciocca! Stai buono, ok? Oh, ok! Dov'è Billy? Ah, chi lo sa? Dov'è Billy dentro? No, non c'è nessuno qui! Fuori dalle scale! Oh, che male! No, fermo! Vediamo chi c'è qui dentro! Calza, esci fuori! Oh, no! Che succede? No, sono di qua! Mi sta confondendo! Vieni! È andato verso di là! Bravissimo, scorpio verde! Finalmente è andato via! Ehi, vieni fuori! Sono un buono io! Mi fido! Ma perché ce ne sono due di voi? Beh, ecco, vedi? È successo tanto tempo fa! Eravamo fratelli ed io ero sempre felice ed anche con un sacco di amici. Invece mio fratello era solo antipatico. Secondo me era super geloso perché mi rovinava sempre il divertimento. Non è colpa mia se sono popolare. Avrebbe potuto provare a essere più amichevole e gentile con gli altri, ma non è così che gli piace vivere. A lui piace il pericolo, si divertiva a infrangere le regole. Ho provato più volte a fermarlo, ma era tutto inutile. Un giorno siamo entrati in un laboratorio pericolosissimo e io volevo subito andarmene, ma mio fratello voleva assolutamente esplorare, non gli importava affatto dei pericoli potenziali. Voleva solo distruggere cose e disseminare caos. Quella volta si è beccato pure un bernacco. Io come al solito mi preoccupavo per lui, poi all'improvviso un raggio colorato ci colpì entrando, trasformandoci in una persona sola. Condividevamo lo stesso corpo. Una parte era viola e l'altra verde. Eravamo così tristi. Poi Bambam ci trovò pensando a un modo per monetizzare. Ci disse che saremmo stati perfetti per intrattenere i bambini come giocolieri. Per me era un sogno che si avverava. Così non ho esitato un attimo ad accettare l'accordo. Io ero contentissimo del mio nuovo lavoro, però la cosa non durò molto, perché la parte malvagia in me di mio fratello voleva prendere il controllo e fare il male al prossimo. È stato difficile cercare di mantenere il controllo ed alla fine, in un'esplosione di colori, ci siamo divisi in due entità distinte. Mio fratello divenne completamente malvagio, non era rimasto più niente di buono in lui, iniziando subito a torturare il prossimo. Ogni volta che mordeva qualcuno non faceva altro che diventare più forte, diventando sempre più grande. Rubava la linfa vitale delle altre persone. Io ho provato a fermarlo come faccio di solito, ma questo giro ero completamente impotente di fronte a lui. Era troppo forte. Non mi piaceva vedere mio fratello in quelle condizioni. La sua sete di potere non si fermò davanti a nessuno. Così come fece con Bambalina, fece con Jumbo. Voglio dire, provò anche a difendersi, ma mio fratello era troppo forte. E così alla fine anche lui dovette cedere all'inevitabile. Poi successivamente fu la volta di Bouncilia. Ha provato a richiamare la tua attenzione e quella di Bambam, ma sembravate proprio non capire. Mentre provava a farsi comprendere, venne acciuffata ed anche a lei venne rubata ogni linfa vitale. Poi quando vi ha iniziato a dare la caccia attivamente ho provato a intervenire anch'io, perché non volevo permettere a mio fratello di mettere altre vittime. Spero tu possa credermi ora. Ma certo che ti credo. Che succede? D'accordo, ma ora tocca a me. Ti prego, abbi pietà. Fratello, fermati. Non dirmi cosa devo fare. Tanti mi amo. No, non posso permettertelo. Ora tocca a te. Cosa mi sta succedendo? No, fermati. Speriamo che sia quello buono.
Ciao ragazzi! Vivo! Lasciati andare al potere del mio ipnotismo! Ma questo è magia nera! mi sento stranissimo! Forza, ed ora al lavoro! Oh, fico, un'altra lucetta! Sì, padrone, sono ai tuoi ordini! Bene, bene, un altro paio di minuti e sarò re! Oh, cavoli, sono pesanti però! Oh, ciao, Giallo! Scusa, non ti avevo visto! Guarda, ho trovato tutte queste lampadine! Sai, mi stavo chiedendo sono se... Sono qui per la tua anima! Ok, magari no, eh? Ehi, amico, che ti prende? Il padrone vuole che ti desideri! Aspetta, ho una sorpresina per te! Quel Lucky è solo un ipocrita! Non ti ama! Feriscilo come si merita! Ehi, ehi, ecco il regalo per il mio grandissimo amore! Non credo nell'amore! Ma come? Ti sei scordato di tutti i bei momenti! Bei momenti un corno! Non voglio la tua romanza! Tesoro, perché? Non ti riconosco più! Allora ti faccio conoscere la vera me! Che lo spettacolo continui! Ma guarda tre vittime! Oh, adoro truccarmi, ma non saprei proprio come fare! Non preoccuparti, lascia che ti aiuti! Ehi, tu! Vai. Non pensi sia brava a truccarsi! Ma ora rossetto anche te! Non penso, sono già più bella di te! È ora di mangiare! Qualcuno mi aiuti! Non provare a mangiarmi, disgraziato! Certo che era proprio buono! Aio! Un hamburger? Ma cosa ci fa lanciato così? Non parlarmi in quel modo! Ma quello è il mio panino, non lo senti il mio stomaco che brontola? Ma cosa dici? Vabbè, che te le pare se dividiamo il panino? Sì, condividere è bello, che brava! Condividere? A te non piace condividere! E vai! La mangerai in un boccone solo! Ho cambiato idea! Non voglio più condividerla con te! Ehi, ma dai, avevamo un accordo! Ed ora me lo pappo! Arancio! Pensavo fossimo amici! Sei stato tanto egoista! Ne voglio ancora! Ti sembri fatta di carne! Cosa stai insinuando? Lo scoprirai subito! Vieni qui! La mia lista è così completa! Verde, la lista l'hai vista? Una lista? Io non capisco. Stanno cercando di acchiapparti. Oh no, sento la sua presenza. Forza, andiamocene di qui. Va bene, ma dove? Dove? Mi sa che sono già arrivato. Verde, forza, amico mio. È stato solo un incidente. Bene, bene, bene. Qualcuno è in proprietà altrui qui. Questo posto non è mai stato territorio tuo. Mi stai sfidando? Così sembra. Il bene vince sempre. Sei molto stanco, Blu. Troppo stanco per affrontarmi seriamente. Io sono a casa e sono stanchissimo. Ti preferisco quando dormi. Ed ora tu guarda qua ed obbedisci ogni mio ordine. Mi spiace, ma non credo a queste scelte. Oh, forza, non ho mica tutto il giorno, e dai. Ma che ti devo dire? Io mi sento indebolito. Non riesco più! Là, ci sei ancora? Boh, che strana cosa! Ehi, mi è venuta un'idea! Senti, puoi rompere l'orologio? L'orologio? Sì, l'orologio! Ti vuoi muovere? Sì, il re ha parlato! Evviva! Ho un'altra cosa da farti fare! Porta, togliti i vestiti! Come desideri! Ed era porta giustizia sì, del mondo! Sì, padrone! E che è successo? Che cosa? Ehi, non parliamo qui! Guardiamolo, giocatore! Non potete scappare! Ti sto inseguendo! Fermatevi! Sembra un nuovo pianeta! Che brutta situazione! Ehi, tu, combattiamo! Forza, arrabbiati! Scusa, non era mia intenzione, giocatore! Aiutami, sceriffo, cambi la mano! Non mi libererete mai di me! Prendete più con me! Sceriffo! Deve essere un incubo! Bel tentativo! La mia testa! Chi è là? È l'alieno? Mamma, me la sta facendo sotto! Ciao, piccolino, come stai? Ehi, pensavo fossi un cattivone! No, non lo sono. Ecco, sai, sembro un abitante di un altro pianeta, ma in realtà ero un bambino.
Bambam mi ha catturato per uno dei suoi esperimenti e mi ha trasformato. Una brutta situazione in cui non volevo trovarmi. Cambiai completamente di aspetto senza nemmeno gli occhi. La cosa non fece piacere a Bambam, che pensò di spararmi ancora con il suo maledetto raggio. Ma quando stava per farlo, ho trovato un oggetto da lanciargli, scagliando via la sua pistola. Gli ho calpestato un piede e buttato a terra solo per farci a botte. Così imparava a trattarmi così. Poi il sceriffo e Bouncy li trovarono Bambam per terra. Gli disse che una sua creatura selvaggia era fuggita via e che avrebbero dovuto aiutarlo. Purtroppo lo sceriffo mi scoprì quasi subito ed iniziò a spararmi con le sue stellette. Decisi che era l'ora di difendermi. Sceriffo continuò con il suo attacco, ma ero troppo veloce, troppo furbo ed arrabbiato. Ero invincibile, finché non riuscii a beccarmi, anche se non mi fermò in alcun modo. Atterrato, gli tirai subito un cartone in faccia, ancora e ancora. Però poi una mano mi tirò via scagliandomi contro il muro. Mai volato così tanto velocemente. E vuoi sapere chi è stato? Bouncilia. Aveva messo fine al nostro combattimento, ma non mi sarei arreso. Siringeon stava affilando i suoi strumenti e mi avvicinai a lui veloce come un vero ninja. Fino a che non arrivai al tavolo afferrando il coltello. E così decisi di accoltellarlo al petto. Iniziò a gridare di dolore. Gli chiesi se era in grado di farmi tornare il ragazzino che ero un tempo, ma non mi diede la risposta sperata. La cosa mi fece diventare furibondo. Stavo quasi per tagliarlo in due, ma prima che potessi farlo, Bouncilia mi riacchiappò. Cercò di intrappolarmi dentro al suo marsupio. Ovviamente non volevo e resistetti a quella morsa il più a lungo possibile, ma alla fine dovetti cedere, buttato nell'oblio. Non avere paura, io ti credo. Mi torni da mangiare, mi discorrono. Io non sono cattivo. Ma aspetta, lascia che ti spieghi. Perfetta, dì le tue ultime preghiere. Ti prego, non farlo. Sceriffo, smettila. Hai mal interpretato. Ma fermati subito. Dammi la tua foto un attimo. Guarda! Ora capisco! E guarda! Mamma mi ha ingannato! Mi dispiace! Aio! Basta che non lo rifai più! E vai! Ora facciamo parte della stessa squadra! Finalmente metterò fine a tutto questo! Che lo stai facendo? Mi hanno sempre trattato come un perdente per colpa tua ed ora la pagherai! Io non ho fatto niente! Ti prego, basta! Mi dispiace, ma i tuoi amici hanno già pagato! Ora tocca a te! Sayonara, fratellina! Ehi, voi! Fermi tutti! È la polizia! Abbiamo un ordine di arresto! Meglio filare! Chester, tutto bene? Da dove è uscito quello? Oh, è uno di quei lunghi racconti, sapete? Ero un intrattenitore nato a scuola, sapete? E facevo ridere tutti! Ma per qualche motivo mio fratello Chester lo detestava! Così un giorno provò a rubarmi la scena gettandomi nel fango. Cercò di tenere le sfere in aria, ma non durò molto. I ragazzini gli fecero buu e gli tirarono i pomodori. Ehi, smettetela! Andiamo via, non è più divertente! Stupidi ragazzini, che ne capiscono? Stai bene. Non provare a fare il fratellino amorevole! Ho provato a ignorare la faccenda e continuare con il circo, ed era bravissimo pure in quello. Ed infatti agli altri piaceva molto. Ma ancora una volta il mio fratello ha provato a rovinare tutto lo spettacolo, ma non ci riuscì! Ed i ragazzi rimasero ancora più impressionati. Un successo inarrestabile che però lui non sopportava e mi spinse a terra, e quando provò a salire sulla palla cadde per terra. Pensavano fosse un pessimo clown e lui lo sapeva. Nulla andava come voleva. Però sapete come si dice? Lo spettacolo deve andare avanti. E i bambini volevano vedermi fare altri giochi, tipo con i palloncini. A tutti piacciono i palloncini, no? Beh, non proprio. Poi feci il classico trucco del coniglio, del leone e dell'elefante. Poi il mio fratellino provò a interferire con i miei giochi fingendo di essere un mago pure lui, ma fece solo spaventare gli altri bambini. Oh no!
Ehi! Ah. Ehi! Per caso cercavi questo? Giusto? Più o meno. Ma guardati, non sei buono ma come fa il trucco magico! Ma se ti facessi trasformare in uno dei miei mostri saresti capace di tutto! Oh, dici sul serio? Non ascoltarlo, è un bugiardo! Tu sei perfetto così come sei, fidati! Non lo so! Ah, quello non vuole che diventi più bravo di lui! E dai, non lo vedi! Vai! Cosa stai dicendo? Non è vero, credimi! No! Vuoi tenerti la gloria tutta per te? Ora tocca a me splendere tra le stelle più illuminate! Vado bravissimo così, mi piace! Andiamo! Sapevo che Bamban era un mostro malvagio e dovevo avvertirlo, ma non voleva ascoltarmi. Ed una volta al laboratorio mio fratello capì l'errore, legato come un salame. Bamban inizia la preparazione per la sua trasformazione. Jester provò a resistere, ma alla fine venne trasformato nel mostro che conosciamo oggi. Mio fratello oramai era una persona completamente nuova, diventato un mostro cattivo! Ecco qua i primi che li mandavo a prendere, questi ragazzini! Sono d'accordissimo! Mentre mangiavo il mio panino in pace, sentì delle grida! Era il mio fratellino, stava spaventando tutti i bambini! Ero scioccato, non sapevo cosa fare! Finché a un certo punto, dentro l'albero, ho trovato i costumi che mi vedi ora! E lì ho capito che dovevo difendere i più deboli! Beh, e questo è tutto! Scusa, ci siamo addormentate! Cos'è stato? Ho sentito dei rumori! Oh no! I nostri amici! Chi è stato? Chi è stato? Che situazione? Mi è venuta un'idea! Tu! Sei stato tu! Jester, ma che hai combinato? È sicuramente il colpevole! Ma come darsi la trasformazione? Cosa? Le lasciatemi andare, non ha fatto niente! Ottima decisione, mia regina! Cosa? Stai cercando di farmi fuori? Non ci saranno più personaggi malvagi nel mio regno. Forse ho esagerato. Bausilia! Stai sbagliando tutto! Cosa? No, non vi credo. Finiamola in fretta. Ti prego, aiutami! No, mi dispiace. Ferma! Aiuta! Sono salvo! Che stai facendo? In realtà è tutta colpa mia! Io ho creato il caos! Gli ha detto la verità! Grazie, fratello! Mi dispiace così tanto, non volevo farti del male! Allora è tutta colpa sua! Sei il migliore, papà, aiutami! No, fermi! Per dovere ne paghi le conseguenze! Questa è la mia fine! Ma almeno mi sono scusato! Non riesco a crederci! Ok, oddio! Che succede? Sono stata io! Ehi, guardate! Ma certo che siamo vivi! Festeggiamo! Ciao, ragazzi! Fantastico! Finalmente siamo riuniti! Che hai sentito anche tu? Ehi, aspetta! Ciao, amici! Oh, è amichevole! Sì, molto amichevole! Oh no! E finalmente siete miei! Ti prego! Pronti a morire! Ma che succede? Uno scherzo! Oh, era uno scherzone! Oh! Non vi è piaciuta? No, non troppo! Ho un'idea! Che ne dite di questo? Grande cielo! Che? Aspetta, so cosa fare! Dove sono finite? Ma che cavolo! Oh, beh! E sei improvvisassimo! Ma che fai, pazzo, non farlo! Perché? Ah, è inutile, non sono divertente! Stai bene? Cosa c'è? Beh, vedete, i bambini a scuola giocavano fra di loro e io volevo partecipare! Facevo un sacco di numeretti solo per loro, ma non funzionava, non ridevano! Ma non mi arrendevo mai! Raccontavo barzellette, ma non le trovavano divertenti! Provavo e riprovavo, ma niente! Nemmeno mezza risata! Toaster poi mi rubò le battute! Era un bullo!
ci fece un aeroplanino con il mio foglio e le lancio via. Non potevo perderle, erano le mie battute più belle. Ma Toaster mi fece ruzzolare e gli altri bambini trovarono la cosa così divertente che fui costretto a scappar via. Volevo solo scomparire, non piacevo a nessuno, ne facevo ridere. Ero tutto solo, poi apparve Van Van che tramava qualcosa, ma all'epoca ero troppo ingenua. Così mi alzai ed iniziai a raccontargli le mie barzellette migliori. Non rideva, ma io non ci feci troppo caso e continuai. Fece una finta risatina e poi mi invitò in un posto dove poteva far ridere chiunque. Era un sogno che diventava realtà, ma era un inganno. E con un colpo di leva mi trasformò nel mostro di oggi. E lì fece una vera risata e mi disse che il mio compito era quello di spaventare i bambini. Mi avevo fregato. Ed è lì che vi ho visto, ragazzi. Volevo solo farvi ridere. Che storia triste. Grazie, ragazzi. Eccomi qua. Oh no! Che fai? Dovresti spaventarli. Non ci penso neppure. Io i belli. Bene. Che paura. Ve la posso dire. Qualcuno mi aiuti. Non ci pensare nemmeno. Ah no, se no che fai? Levati dalle sacche, scemo. Faccio da solo. Ehi, tu. Leva le mani di dosso. Ma siamo amici. Vedi, amici per la pelle. Non mi toccare. Che strano. Vieni qua, guarda, i miei vegeti. Non mi becchi più. Ma no, aspetta. Perché risate? Grazie, ragazzi. Nuovo giorno, nuova sfida. Ma quello è... Benvenuti. È ancora più spaventoso del previsto! Lo pensi davvero? È troppo Taudio! Ehi, basta! Spaventi i denti! Perché non vieni a dirmelo qua su? Ah, ah, non ci casco, fesso! Prendi questo! Questo! Odio la plastica! Ma che... Non ti avvicinare! Ora ti spacco! Ciao, babbeo! Oh, il mio naso! Torna qui, mostriciattolo! Mostriciattolo io? Ma non è che ti sei visto allo specchio? Ah, una porta! Apriti, apriti! Oh no, mica lo cieco! E le tue ultime preghiere! Avrai una nuova casa! Non voglio guardare! Non farai del male a Teddy! È la nostra chance! È scappato di nuovo! Ah, presto! Troviamo dove nasconderci! Perfetto! Oh no, ci ha raggiunto! Speriamo non ci trovi! Oh, dove siete nascosti? Oh oh! Oh, resisti! Fermo! Parla! Oh, santo cielo! Ciao! Hey, dove andate? Perché sono sempre in queste situazioni drammatiche? Aiuto! No, ho scordato la password! Porca vacca! Ho un numero! E ce n'è un altro! La combinazione è proprio scritta lì! Ma non! Speriamo funzioni! Ah, oh, ha funzionato! Andiamo, Teddy! Siediti e goditi il viaggio! Non te ne andrai tanto facilmente! Ah, sì? Prova a fermarmi allora, babbo! Siamo salvi! Ma sono scarico! Addio, giocatore! Non ora, Teddy! Ah, cos'è stato? Finalmente sei mio! Oh no! Mi dispiace, Teddy, ho finito! Allora, aspettiamo di seguirmi! Fai così divertente! Forza, Teddy, apri! No, no, non andare lì, c'è un mostro vero! Ah, sì? Intendi come te? No, no, potrebbe scappare! Non mi interessa! Ma vedi te se devo darti pure retta! E ora, se vuoi scusarmi, vado a vedere! Ti prego, no! Non sai di che cosa è capace! Ma stai tranquillo, dai! Se attraversi quella porta ti accadranno cose indicibili! Dai, non aver paura! Ti ritendi? Oh, grazie, giocatore! Giocatore, fermo! Apriti, stupida porta! Perché deve essere tutto usa così complicato? Questo. Un sì! Io ora vado e prenditi cura di lui! Ok!
Ci siamo! Wow, che posto enorme! E là! Pronto? Ci sei? Sì, guarda, è stecchito! Ma non è colpa tua! Fammi dare un'occhiata, magari si può salvare! No, dentro di te! Te l'avevo detto, è pericoloso! Oh, molto meglio! Stai bene? Sembri vero, amici? Sì, sei salvato! E? Che è successo? È stata colpa di Grimes! Grimes? Ma com'è successo? Ecco, praticamente stavamo giocando io e Blu a mosca cieca e toccava a me a continuare a nascondermi. Solo che scivolai e vidi un milkshake, ma Blu se lo scolò prima di me. Sembrava buonissimo, ma quel maledetto se l'era bevuto tutto. E meno male, perché poi Blu è caduto a terra dal dolore. Sembrava arrabbiatissimo, ma poi si è trasformato in un coso viola spaventosissimo. Ho avuto un sacco di paura. Non avevo mai visto Blu con quella bruttissima cera. Era stato sicuramente quel milkshake che si era bevuto prima. E così sono scappato prima che Grimes mi raggiungesse. Ho raggiunto Giallo e Viola poco prima che bevessero il loro milkshake. Ed ho provato ad avvisarli, ma hanno pensato fossi geloso e non mi hanno dato retta. Li ho visti trasformarsi davanti ai miei occhi negli schemi di Grimes. Ho provato a combatterlo, che cercava con finta innocenza di rifilarmi un milkshake, ma ho rifiutato e sono scappato via. Purtroppo l'incubo non finì lì. Iniziai ad avere allucinazioni delle stramberie legate a Grimes. Tutte cose che non mi permettevano di pensare lucidamente, ecco. Poi vidi Ciano e Arancio litigare per un milkshake trovato per terra. E quando mi avvicinai abbastanza a loro, iniziarono a litigarselo. Non volevo perdere altri amici, così provai ad avvertirli, ma il loro litigio creò la tragedia. Entrambi caddero vittima dell'inganno creato da Grimes. E poi apparve all'improvviso, costringendomi a bere la sua miscela. Ed è così che siamo giunti qui. E tu sei l'unico rimasto in vita ad aiutarci. Ti prego, salvaci. Ma è terribile. La pagherai, Grimes. E come vorresti fare? Che di questo? Brutto manicolto. Solo io posso maltrattare ripetutamente il Rainbow Friend. Qui dentro c'è spazio per un solo cattivo e sono io! Eh? Ma che diomine! Beccati questo! Ma non vedo un tubo! Rischio di trasformarmi, bambina! Ma non ho fatto questo! Non con me! Non va bene, beccati questo! Grazie! Beccati un po' della tua stessa medicina! È ora di far tornare tutto alla normalità! Siamo vivi! Sono salvo! Ehi, sono tornato normale! Che ed il mio lavoro qui è finito! Ecco. Grazie! Non c'è di che! Vai via, mostro! Eccovi qua! Sapete, non potete sfuggirmi! Ora fate i bravi e state fermi! No, ti prego, non ucciderti! Scappatore, guarda! Ciao! Avete bisogno di una riparatina? Mi dispiace, sai, ma sembravi cattivissimo. Lascia che ti racconti la mia storia. Ero venuto a trovare i miei amici quando li ho trovati tutti per terra. Erano messi molto male. Ho chiesto a Ophil chi fosse stato a fare tutto questo. E prima di morire mi chiese di salvare il suo piccolo. Ho provato a salvarla, ma era troppo tardi. E così lei morì tra le mie braccia. Poi spuntò fuori Jester dal nulla spaventandomi. Non volevo fare la fine dei miei amici, ero spaventato, ma poi Toaster venne in mio soccorso. Ha insalamato Jester portandoselo via. Prima però lo sceriffo venne da me chiedendomi se stavo bene e mi chiese se ero in grado di aiutare anche gli altri miei amici. Avrei fatto qualunque cosa pur di poterli aiutare e Jester non ne fu troppo contento. Era una furia, venne portato via con l'ascensore mentre io cercavo di fare tutto il possibile per rattoppare i miei amici. Un'opera d'arte! Però dovevo aggiustare anche Jester. Non farlo, è pericoloso! Ti aiuto io! Ah, che noia!
E dai, era una frattura bellissima! Non fai di mortente! Sto spaccando il mio tempo! Che succede? Spero che non mi becchi! Ma come? Non sono divertente! Finalmente! E sai, il siringhione è bravo a rattoppare le persone! Davvero? Ehi, cosa stai? Ops, mi dispiace! Che tu fai tu, quest'altro? È pergoloso! Forse può aggiustare Jester! Tu che ne dici? Accettai al volo la loro proposta e gli dissi che ci avrei pensato immediatamente. Sembravano felici, ma poi ci fu un rumore assordante e pensavo fosse colpa di Jester tornato indietro. E invece eri tu, ed è per quello che ti stavo inseguendo, a quanto pare. Che succede, ragazzi? Dietro di te! Oh no! Indovina chi è tornato! Aiuto! Aspetta, Jester, non sei costretto a farlo, posso aiutarti? Lasciami fare! Non c'è niente da aggiustare! Non farlo, maledetto! Bene, dove lo rimango? Lasciami il mio amico in pace! Jumbo! Grazie, è bello vederti! Dai, sbrigati, curalo! No, lasciatemi, ora maledetti! Ora mai più! Arrivo subito! No! Ecco qua, ho capito cosa che non andava! Lasciami fare! Mamma, che ansia! E per ultimo, ma non meno importante, una pulizia al tuo cuore nero! Ecco qua, nuovo di pacca! Ora rimettiamolo al suo posto! Bene, ecco fatto! Mi sento molto meglio, grazie! Sembra si siano scordati di me!